Ciao ragazze, allora oggi vi voglio parlare di My Body Soul. Avrete già sentito parlare in giro, scommetto, di questo sito. Io ho fatto l'ordine questa settimana e vi voglio appunto fare la recensione dei prodotti, che alcuni ho già provato, alcuni no, e soprattutto parlarvi del sito. Dunque, il sito è completamente italiano, la sede amministrativa è a Brescia. E la particolarità di questo sito è che vende prodotti che in Italia non si trovano, come ad esempio le palette da 120, le palette da 28, le palette dei correttori, oppure vende anche marche come la Beauty UK, Saffron, FAM, la FAM, V7, insomma marche che comunque in Italia non si trovano, e marche che in Italia si trovano come la Too Faced, la Bourjois, che però loro le fanno pagare meno, perché infatti vedete i prezzi così bassi, almeno così dicono loro, perché comprano direttamente dal produttore e quindi gli costa molto meno e possono vendere a meno. Sono stati velocissimi, io ho fatto l'ordine lunedì sera, martedì mattina mi hanno mandato l'email e mi hanno spedito il pacco. Mercoledì mattina mi hanno mandato l'email con il codice rintracciabile della spedizione, e mercoledì appunto mattina è arrivato tutto il pacco con il corriere. Infatti loro spediscono col corriere Bartolini o col corriere SDA, con spese di spedizione a 4,90 €. Si può pagare con carta di credito oppure in contrassegno. Non hanno il pagamento PayPal, infatti non ce l'hanno, spero che comunque lo metteranno in seguito. Un'altra cosa che posso dire di questo sito è che è sempre in aggiornamento, un po' come Love Makeup. Se voi magari andate sul sito, vedete delle cose che io ho comprato o vedete delle altre cose di altre ragazze che hanno comprato, però andate sul sito e non vedete più la foto, vuol dire che hanno venduto tutti i prodotti, e quindi almeno a quanto io ho capito, difficilmente li potrete ritrovare. Quindi ci vorrà molto più tempo prima che riforniscano, no? Mentre se vedete la foto, però cliccando sulla foto vi dice che non è disponibile, molto probabilmente nel giro di qualche giorno, di una settimana, eccetera, eccetera, lo riforniranno. Io vi consiglio anche di diventare, se avete Facebook, di diventare fan nella loro fanpage di My Body Soul, appunto, perché così vi potrete confrontare con altre ragazze, potrete chiedere, potrete vedere anche foto di swatch, eccetera. Partiamo con le cose che ho preso. Non ne ho prese tantissime, ma che insomma questo periodo non è che posso tanto spendere in cosmetici, anche perché cioè sennò il mio fidanzato mi butta fuori di casa, anche perché io avevo fatto una promessa che non avrei mai più comprato ombretti, almeno fino a quest'estate. Cazzata, ho fatto una cazzata enorme, non l'avessi mai detto. Vabbè, comunque vi faccio vedere che cosa ho preso. Questo e più questo sono le cose che io ho comprato, mentre queste sono le cose che loro mi hanno dato in omaggio. Infatti, parentesi omaggi, rispetto ad altre ditte, ad altre aziende, ad altri siti web, loro sono molto generosi. Ad ogni ordine, in teoria, io ho chiesto a loro appunto sulla loro fanpage, in teoria ad ogni ordine, che sia il primo, che sia il secondo, che sia il terzo, danno qualche omaggio. Dipende un po' da quello che hanno nel magazzino, dalla loro disponibilità, eccetera, però in linea generale sono generosi, così mi hanno detto. Ho comprato, ed è appunto questa, la palette di correttori da 15 in crema. L'avrete vista sicuramente anche da altre ragazze. Questa l'ho pagata 9,90 € da questo sito. Questi sono gli ingredienti. Non so se riuscirete a vederli, ma comunque io la palette dei correttori non l'ho ancora provata, vi farò comunque una review più dettagliata e magari vi parlerò anche degli altri correttori. Questa è la palette, è molto piccolina, come vedete ci sono un po' tutti i colori, il lilla, il verde, un illuminante e poi tutti i colori che si possono mischiare insieme, e forse gli unici che non userò sono gli ultimi tre,
che appunto forse sono molto scuri e o si utilizzano come, cioè se io non li utilizzo come bronzer, però se voi avete una pelle più scura potete utilizzarli come bronzer. Io ho come base per ombretto, o vedremo, insomma, c'è la pellicola protettiva ed è molto molto piccolina, eh. Ora non ho niente per farvi vedere, comunque sì, l'hanno detto anche altre ragazze, me l'aspettavo piccola in effetti. Ho ordinato, e adesso vi faccio subito vedere perché mi sono già fatta gli swatches, il blusher della Beauty UK. Non ricordo esattamente che numero è, credo lo 02, no, lo 03, no, non mi ricordo, perché c'è la della Beauty UK blusher e bronzer. Siccome loro non rilasciano la fattura insieme al pacco, la fattura se volete ve la potete stampare via internet, io non l'ho fatto, comunque sia, io ho scelto questo blusher, come vedete ci sono un po' tutti i colori e qua ho fatto gli swatch. Questi sono gli swatch e il primo potrebbe essere bianco, potrebbe essere utilizzato come illuminante. Gli altri mischiati insieme danno, se li mischio tutti insieme così vi faccio vedere, danno questo colore qui che è un rosa acceso, un rosa Barbie acceso, questo. Insomma, cioè carino, però non mi ci vedo tanto io. Sì, no, ve lo consiglio perché comunque è carino, però magari avrei preferito un altro tipo di colore. Ecco. Poi, visto che avrete visto già gli swatch, questo è un ombretto della Bourjois. Questa è la confezione, è molto carina ed è un ombretto cotto, quindi va utilizzato bagnato con lo specchietto, 3 euro questo l'ho pagato, e questo è lo swatch. Questo non è bagnato mentre questo è bagnato, vabbè, si vede nettamente la differenza, credo. L'unica cosa che mi ha fatto rimanere un po' così è questa. Vedete? La cialdina si stacca e vi giuro che non l'ho forzata né niente, era proprio così, quindi insomma niente di che, si riattacca, però insomma io comunque, cioè non è una bella cosa, ecco, l'unica cosa è questa.